Allora, ne ha fatti, t'ho detto, 27. Il grande Julio Cruz, sai quanti ne ha fatti? 28. È strana la storia di Destro, perché nei primi 2 anni giocava a dispetto dei santi, aveva molta più critica dai tifosi che Sì, dalla società che lo proteggeva, sembrava quasi un panda, lo trattavano come, ti ricordi, no? Un fenomeno. Poi quest'anno è stato molto più scaricato da allenatore, va bene, società a e Bologna è difesa. stato molto più Cambia bravo, piazza. molto più bravo Di Vaio. Beh, Vabbè, certo, sì, non si può paragonare a allora. quegli attaccanti, però diciamo che gli ultimi che ci sono stati non è Sto che parlando siano di stati. centravanti perché Beppino Signori non ho mai capito che ruolo Faceva era un tutto. attaccante, ecco, Faceva mettiamola così. tutto, è vero. E ogni tanto esce ancora fuori il nome di Paloschi come altro attaccante che può Paloschi l'anno piacere a scorso ha Inzaghi. fatto un gol più di Destro. Sì, se non gli faceva i gol Antenucci. Cive, mi fai un po' di pagelle prima di tornare ai messaggi? Dimmi tu. L'operazione Skorupski, che voto dai all'operazione Skorupski, quella del portiere? 7. Quella è l'operazione per ora meglio Credo che oggi riuscita. Skorupski sia migliore di Mirante, che era bravissimo e oggi è solo bravino. 7. Ok. Poi, l'operazione Santander. Punto interrogativo. Forse non esiste, secondo me non esiste. Quindi senza voto, in attesa di vederlo Senza giocare. voto. Ok, Falcinelli di Francesco, questa operazione. Ah, sì. Perché. Ma diciamo 6, dai. Ok, e poi ci sono le due scommesse, immagino, cioè Dykes e Paz, prima di dare un Senza voto voto. senza voto. C'era un altro che ha preso, no, mi ricordo, no, non più. C'è, sì, c'è il difensore, il figlio del regista, Calabresi? Calabresi, che No, però senza voto, no, non lo ha giocato conosco. poco nel Foggia, insomma, di Un prospetto, Bologna ma. pieno d'epoca di scommesso, se tu mi chiedi Inzaghi, senza voto, perché Inzaghi ha fatto buone cose al Venezia, non è venuto in Serie A. In Serie A è venuto da Versa, allenatore del Parma. Anche Calaiò, però Anche Calaiò. Calaiò come romandiere. Vabbè, però è anche vero che il Venezia non partiva per salvarsi e quindi No, no, dipende no, sempre dagli io ho visto obiettivi giocare il Venezia, gioca che il ti sei. calcio che piace a me, cioè un calcio tutto teso al risultato. Ti chiedono da casa se secondo te al momento l'attacco, quello che faresti tu con gli uomini che ci sono, è Santander destro. Allora, tu devi partire con Santander, questo è poco ma sicuro. Poi, dopo 5 partite che non becca una palla, vabbè. Io farei Santander, destro Falcinelli. Giocano due di questi tre e negli ultimi 20 minuti, se il Bologna è sotto, giocano tutti e tre. Tra l'altro nel Venezia spesso cambiava le punte Inzaghi, cioè. Lui Zigoni lo metteva su gli ultimi 10 minuti perché non è il centravanti che evidentemente piace a Inzaghi. Inzaghi io non ho mai capito che fossero le sue punte. Perché? Perché lui vuole gente che faccia tourbillon. E poi Cioè Inzaghi non vuole Inzaghi. no. No, È no. molto diverso e Dice, bravo. caro Pippo, le piace Pippo Inzaghi? No, per No. carità. Pensa, ieri avevamo al telefono Guido De Carolis e Sì. diceva che sotto sotto anche Spalletti si lamenta di Icardi quando non fa gol, perché Sì. Icardi è un altro attaccante che non fa altro che gol. Però voglio dire, averne i gol di Inzaghi. Icardi quando non fa gol è il peggiore in campo come destro. Destro alla fine di un campionato ne fa 10 se va bene, Icardi 30. E poi hanno visto il gol segnato da Manara fa Alessio. bene alla salute, perché? Perché da quando vabbè, però fa bene sì, perché quello che aveva prima il marito valeva Maxi un Lopez. sacco di soldi, da quando non ha più Nara, non lo vogliono, l'ha messo nella pattumiera, quindi adesso Icardi fa gol, allora Nara fa È bene, lei il valore la diamo aggiunto. al Ok, è paraguaggio. lei il vero valore aggiunto Sì, dei sì, sì. calciatori. E da casa scherzano sul gol che ha segnato Alessio, ha chiuso il servizio, no? Facendo gol, hai visto? E qui. No? Non ha fatto gol, è uscita? Hanno chiuso prima di far vedere se la palla entrava o no. Vabbè, sarà il grande tormentone dell'estate, se Alessio ha fatto gol o meno. E allora, il Civ, che dice di essere stato molto ricco, aveva i soldi per restare in Serie A, chiede Renato di Crespellano? No, perché tu li hai scialacquati prima i soldi, giusto, Civ?
No, io sono arrivata 3-4 anni fa senza soldi assolutamente, perché ho scellacquato 1.700.800 milioni delle vecchie lire. Dopo ovviamente non li avevo più e quindi ho dovuto scontare questo fatto di non averne più, perché abbiamo fatto una riunione di budget quando siamo venuti 2 anni fa in Serie A1 e non abbiamo, insomma, il budget non aveva trovato la quadra, abbiamo dovuto rinunciare. Questo mi dice Ciuso, però do una notizia: se arrivo primo quest'anno non ci arriverò, se arrivo primo la 1 la faccio. Perché? Perché faccio una rapina in banca e io non vado in galera, alla mia età non vado in galera. Ti danno gli arresti domiciliari? Beh, con la televisione, con Sky. Va bene Civa, allora avvertici, così almeno vediamo fare due immagini, ci dai almeno lo scoop. E Alberto Sorre scherza, immagino io, perché scrive: il faraone della Roma avvistato in zona centrale a Bologna. Chissà, è diciamo impossibile, supponiamo fosse ovviamente una battuta. E poi Giuseppe ti chiede: Civa, ma hai sempre detto che non avresti mai guardato i canali di Berlusconi, come fai a vedere questi mondiali? Che non avrei mai guardato? I canali di Berlusconi, le televisioni di Berlusconi, come fai a vedere questi mondiali? Ah beh, sai, è una roba capestro, o quello o niente. Però non guardo i film di Berlusconi, ma c'è un motivo, non ho anche dei buoni film. Io sono sordo, quindi ho bisogno di vedere film sottotitolati. Berlusconi non sottotitola i suoi film, quelli che lui ha dato a Sky, e gli ha dato parecchi film, e ci sono anche dei buoni film, non sono sottotitolati, allora io non ci sento. Ma tu puoi alzare il volume al massimo per la gioia dei tuoi vicini. No, tu no, lo no, metti no, al massimo, no, no, no. Il volume dei film, ricordati una cosa, è sempre basso. Anche con le cuffie? Sì. Ah, ok, non lo sapevo. Però ci sono adesso i film su ETV che puoi guardare, se vuoi li sottotitoliamo anche per te. No, so, leggo, no, da dei film vecchi, però sì, dei buoni belli. Film, no, molto belli. Sono quelli che dai TV, sono dei buoni film, datati, ma non vuol dire niente, perché io ho le biblioteche, non ho problemi a dirlo, in borsa e anche a Casalecchio. Io prendo dei film un po' antichi ma molto belli e sottotitolati. I film Cive, se sono belli, non scadono mai. Poi possono essere un po' datati, ecco, vabbè. Sì. Forse La dolce vita è un po' datato, però resta La dolce vita. Da casa scrivono che l'attaccante si giudica dai gol, ma soprattutto dai punti che portano i suoi gol, perché tanti attaccanti fanno quei famosi gol inutili, no? Sì. Il 3-0, il 4-0, sì. E ci sono gol e gol. Però c'è da dire una cosa: se fai quel ragionamento lì, allora i gol che Pelé ha fatto alla Svezia nella finalissima mondiale non conta niente, perché Pelé ha fatto 2 gol, il Brasile ha vinto 5-2, beh, insomma, invece contavano, e poi sono stati i primi gol che abbiamo visto alla televisione di Hernández da Nascimento, che venne dalle tue parti, tu non te lo ricordi, è venuto a Riccione, ospite della Perla Verde, e gli hanno fatto dire, perché Pelé di professione nella vita ha fatto solo Pelé. Bene, venne e c'ero io, la Perla Verde, molto superiore alla spiaggia di Copacabana. Dopo passò la cassa. Sappiamo bene che tu eri lì, Civ, perché c'è un famoso attacco di un tuo pezzo su tutto il mondo. Ma no, ma quella è una bugia. Non è vero, che recitava. È uno scherzo di Gianni Minà. Non è vero, era questo l'attacco, il Civ è stato famoso per questo. L'attacco del pezzo era: mentre camminavo per le vie di Riccione sento, ehi Civola, mi giro, era Pelé. Questo non è l'attacco del mitico Civ. Sì, ma lì è stato uno scherzo di Minà che ha avuto un successo clamoroso. Allora io dissi a Giampaolo Armentano: adesso smentisco. No! Ha detto: è così bello che adesso è acquisito. Però poteva essere quasi vero, dai, normale che Pelé ti veda. Ma tutte le volte che incontro quel delinquente tutto. Di Marocchi, di Ciccio mi fa: Pelé. Dai, questa cosa ti ha accompagnato per una vita. Va bene, è vero, va bene. È diventata vera. Il Cive non considera Palacio, è vero, dovrebbe essere. Ha ragione, no, hanno ragione. Io Palacio ha 37 anni, però c'è un fatto: Palacio quest'anno
fa la preparazione col Bologna, è un uomo intelligente e saprà come gestirsi. Quindi io mi attendo 10 buone partite di Palacio e altre 7-8 dignitose. O magari è vero. Ci si può aspettare qualche ultima mezz'ora di Palacio, così lo si sfianca meno e magari lo può durare di più, perché anche l'anno scorso lui era arrivato dovendo fare un po' l'Altafini e invece si è ritrovato a essere il titolare. No, beh, lui però 10 partite buone le ha fatte e 4 gol. Che sono due meno di Lapadula. Leggo sulla stampa di una possibile ricapitalizzazione da parte di Saputo, ma è no, possibile che dopo 3 anni no, serva ancora mentre altre società riescono insomma a gestire. Posso dire che fra tutti i faraoni che ci sono al mondo nel calcio, Saputo è quello che ha le pezze nel sedere. No, Saputo è quello che investe meno, ecco, questo è più carino. Poi c'è un messaggio di Davide che dice che secondo lui Okonkwo farà 5 o 6 reti. Ma il sai, paraguayano invece non gli Okonkwo piace. È uno molto giovane, è giovane, ha fatto 3 gol con pochissime presenze, è andato a Brescia, ha giocato di più, ha fatto un gol solo. Cioè noi ancora oggi non sappiamo quali sono le potenzialità di Okonkwo, però dire dovrà giocarsi il posto con destra, sì, un po' esagerato. Poi aspetta, continua Davide delle sue considerazioni. Ovviamente non gli piace l'acquisto del paraguayano, però dice che Falcinelli l'anno scorso ha giocato molto poco alla Fiorentina come titolare. Comunque ha giocato 31 partite ufficiali. Ma perché nell'almanacco conta anche se entri 10 minuti dalla fine, sì, considerato una presenza. Anche questo è vero. Quindi lui in realtà ha giocato a Sassuolo in un periodo in cui le cose speriamo andavano bene. Male. Io sono Falcinelli. Mi fa 8 gol, sono contento. E poi aggiunge che secondo lui dal mercato manca un esterno d'attacco, un centrale di difesa e 2 centrocampisti, e suggerisce il nome di Bessa, che era già stato al Bologna, te lo ricordi, oggi al Genoa, e Valotti del Verona ai sensi del Sassuolo. Ne condividi qualcuno? Chiede di queste... Sassuolo? Sensi. Io li lascerei dove sono. Io prenderei Pinato, perché Pinato può fare il numero 3 e il numero 6. Ok, intanto il Bologna fa sapere in questo momento che lunedì aprirà insomma la campagna abbonamenti e che ci saranno sul sito, se volete già da oggi, tutte le modalità, i prezzi, le agevolazioni, insomma tutte le cose che serve sapere per andarsi ad abbonare le trovate già sul sito del Bologna a partire da oggi. Allora Civ, vuoi fare una parentesi di basket, di Fortitudo, Virtus, la Virtus che torna in Champions League? Sì, è semplicissimo. Con la Wild Card. In Virtus mancano ancora 8 o 9 giocatori, poi li prendono, compresi tutti gli stranieri, ma pare che uno stia per arrivare, va bene, quello che giocava a Cantù. La Fortitudo manca di 5 o 6 giocatori, non sono 9, ma 5 o 6 come minimo. Mentre invece quel grande club che è la Mantei Plus manca di una, due forse giocatrici. Poi è fatto. Ok. Perché ha un presidente che è tempestivo, rapido. Stavo guardando perché da casa ci chiedono insomma le modalità di abbonamento, trovate tutto sul sito del Bologna, posti, promozioni, riduzioni, agevolazioni, insomma tutto quello, anche tutti i vari settori, i prezzi, direi che è molto esaustivo il sito del Bologna su questo aspetto, visto che da casa ci chiedono qualche indicazione, andate sul sito del Bologna e troverete tutto. Ancora domande, se dovesse arrivare un'offerta per Zemaili, secondo te Cive, cosa farà il Bologna? Te lo chiede Riccardo da Gabicce. È un rischio perché lui ha fatto una prima stagione al Bologna buonissima e un sacco di gol, poi ha fatto una stagione molto brutta, anche perché insomma, mettiamola così, c'era stato anche il trauma della separazione con la moglie, vabbè. E adesso lui torna dai mondiali in ogni caso con l'aureola di un giocatore da mondiali. E lo dai? A quanto lo dai? Ha già degli anni? Mi pare che siano 31 giù di lì, mi pare. Sì, ormai bene. Sì.
Allora io faccio invece una cosa, se ho dei mai lì tengo anche Don Sa, perché Don Sa è molto giovane e perché non può che migliorare. Soprattutto se insomma si lavora su di lui, se si cerca insomma di farlo crescere. Cioè, ci gioca in 14, sì. Ci gioca in 14. In più Zema, Don Sa non fa più lista perché si è alzata a 22 l'età, per quelli diciamo il numero indefinito. Certo, e quindi certo. È dell'86 Zema Ilicev, è dell'86, quindi ha 32 anni già compiuti. Vabbè. Però insomma per un centrocampista è nel pieno, no, della sua maturità. Purtroppo quest'anno, come dici tu, però abbiamo visto... Svizzera la gioca diversamente. Se tu ci guardi, lui gioca a ridosso delle punte. Perché? Hanno ragione. Perché uno che ha un tiro secco, che può veramente fare fortuna. Mentre nel Bologna troppo spesso gli hanno fatto fare anche il facchino. Allora, se io devo avere un facchino, preferisco Poli. Ecco, chi sarà secondo te il capitano del Bologna il prossimo anno? Io saprei chi fare, Poli. Poli. Non c'è alcun dubbio. Un ragazzo molto in gamba, ragazzo, però fammi un po' io pensare. Io su questo argomento ieri avevo solo posto un dubbio. È un po' fumantino Poli, è uno di quelli che in partita non rischia che i cartellini abbiano un altro nome, ma se non gioca, Palacio ideale. Ma se non gioca, fammi pensare ancora là davanti. Là davanti, no, dunque c'è, no, per anzianità siamo ormai a destro, come uno dei più vecchi, Imbaye, forse uno di quelli per militanza, dico, del Bologna, Imbaye perché c'era già dall'anno di B, e poi i primi acquisti in A è rimasto io farei destro, Pulga. Poli, raccomandandogli di non esagerare. Ok. Allora, Civ, ma tu faresti giocare definitivamente in A1 Paiola e Penna da protagonisti? No. E se la società non ci crede, come fai a sapere se sono buoni? Beh, intanto gli puoi far fare qualche minuto, perché mi sembrano ancora non pronti. Poi, sai, a basket oggi con gli allenatori che ci sono si gioca in 10 come minimo, non ai tempi miei, dove io ho allenato in Serie A1 una partita e ho perso. Perché? Perché ne ho fatte giocare 5, perché secondo me devo sempre giocare quella stessa. Alla fine hanno boccheggiato, io ho perso all'ultimo secondo, al suono della sirena ho detto può bastare. Mentre per Claudio, che ci ha mandato questo messaggio, secondo lui bisogna rischiare e non darli sempre in prestito, se no non si saprà mai il loro valore. Sì. E poi, io sono per pochi ma buoni, il Bologna per molti ma tristi, peccato che si giochi solo in 11, cioè questo ne vorrebbe prendere 2 o 3 di livello invece che 6 o 7. Beh, vabbè, il Bologna di livello, fammi pensare se ne ha qualcuno. No, per me Pulgar non è di livello. Potrebbe essere il portiere. Il portiere non è, tu ti domanderai perché non è ai mondiali. Perché non perché stava bene, certo. Ecco. Che tra l'altro ho risolto poi velocemente. Sì. Poli può essere uno che... Poi è più reputato il portiere della Juve come portiere polacco. Sì. Anche se in questi mondiali non è stato impeccabile. No, no, no. In questi mondiali la Polonia, sì, insomma... Ma se non stai in orecchio... Portiere della Juve è quello del Genoa. Infatti, Perin. Secondo me Perin ci proverà, quantomeno da questo punto di vista. E poi da casa suggeriscono Tonelli, è l'unico nome Tonelli, per la difesa. Tonelli, io vorrei sapere le condizioni fisiche. Tonelli può essere uno dei tre dietro, però mi risulta che avesse avuto un infortunio. Non mi voglio esprimere perché non sono documentato. Vorrei conoscere le sue condizioni fisiche, perché se io prendo Tonelli lo voglio a fine agosto già pronto. Eh sì. Il Civ, un grande come lui, lo sa che domani pomeriggio c'è la cronoscalata di San Luca, ma ciclismo ovviamente. Ma certamente che lo so. Ma allora, ma io ho visto una crono. Claudio Strazzari. Io ho visto la cronoscalata di San Luca vinta da Charlie Gaul, Coppi non c'era più. Perché si era caduto, si era infortunato, Magni aveva una clavicola fratturata, io ero al pubblico, quindi ho visto la prima cronoscalata di San Luca inserita come tappa del Giro d'Italia. Siamo a, dunque, 50, a 70 anni fa, ma io 70 anni fa ero già vecchio, quindi...
Qualcuno si è stupito, Cive, perché prima hai dato un 7 all'operazione di Skorupski. Quanto dicono che dargli? No, è perché tu non dai mai 7, nelle tue pagelle si va dal 6 al 5,5, 6,5. Allora si chiedevano, insomma, Civ, se questa tua bontà... No, sembra, lui ha fatto molto bene nell'Empoli, non ha potuto fare niente perché lui è da 7, Alisson è da 9, Alisson miglior portiere del mondo. E ancora, ultimi messaggi, Civ, perché mancano pochi minuti alla fine. Curiosità per il Civ, scelga le sue 3 canzoni italiane preferite. Insomma, le italiane mi fregano, perché io sono molto preparato sulle canzoni americane. Allora. Caruso. 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 Vai. Torna su Riento. Fammi pensare ancora ai grandi cantanti. Una di Mina. Oh, direi che ci può stare. Civ, ti riporto al calcio. Da casa scrivono, cioè ti chiedono cosa pensi dell'allenatore Aldo Firicano della Carrarese, che il nostro ascoltatore avrebbe preso subito. Non so se l'hai seguito, se no. Ti piace. No, dell'allenatore non penso niente perché non l'ho seguito come allenatore. Me lo ricordo quando giocava. Uno, come posso dire, da legna, ecco. Ecco, evidentemente il nostro ascoltatore ha seguito da vicino. Quale grande giocatore Carrara ha dato al Bologna? Tu non lo sai. Gus Binelli. Ah, beh, allora qui andiamo al basket però, eh. Ah, ok, vedi, non lo sapevo. Andiamo al basket. Bravo, Civ. Abbiamo un minuto per salutarci. Come salutiamo, Civ? No, salutiamo nel senso che il Bologna può essere e deve essere ancora migliorato. Io mi rendo conto di problemi di budget, non sono qui a predicare un top player, per carità. Cerchiamo, mancano 2 o 3 giocatori e cerchiamo di prendere là davanti gente che faccia gol, che è l'unica cosa che conta. Se Paloschi ne avesse fatti 13, direi Paloschi. Paloschi ne ha fatti meno, credo, di Antenucci. Gente che faccia gol, perché se Beppino Signori non avesse fatto gol... Sai, Cive, che i 2 migliori attaccanti il Bologna li ha in panchina, che sono Inzaghi e Di Vaio, però vabbè, loro 2 insieme sarebbero stati tanta roba. Potevano anche giocare insieme, sì. Perché Di Vaio era molto più giocatore di Inzaghi, però sai, Inzaghi mi ha sempre ricordato i 130 gol di Ezio Pascutti, che non ha mai fatto un tiro dal limite dell'area, mai, non ha mai fatto un tiro, gli ha fatto tirare 2 rigori, hanno detto rigori, lui ovviamente li ha sbagliati, ha detto può bastare, 130 gol. E tra l'altro anche Inzaghi era uno di quelli che se non faceva gol non era certo uno dei migliori in campo. No. Però no. Vedi, si cambia da allenatore, adesso vuole giocatori, allora, attaccanti, allora, alla Griezmann. E ti dico una cosa che ho già detto. Tutto campo. Io ho fatto una partita al torneo della Salus, è finita 2-2. Hanno scritto su un giornalino che scriveva lì, Civolani ha fatto i 2 gol e nient'altro. Beh, vabbè, ho capito, 2-2. Grande Civ, sei il nostro bomber. Grazie Civ per essere stato con noi. E la prima di Sport Today torna lunedì, perché nel weekend c'è la pausa, ma c'è il punto del Civ al posto della consueta edizione delle 19. Infatti vi rimando proprio alle 19 con tutte le curiosità da Pinzolo. Avete visto il nostro inviato sul posto Alessio De Giuseppe, ci porterà ancora un po' di immagini, di curiosità della cittadina che ospiterà il Bologna dal 6 al 23. Ma lunedì, se vengo, chi c'è? C'è tuo marito, quello vero e quello desiderato. Esatto. E vi riunirò questo lunedì. Grazie Civ. E chiudevo ricordandovi che tutte le partite, le amichevoli del Bologna a Pinzolo saranno in diretta su Radio Bologna 1. Grazie per essere stati con noi. Buona serata a tutti. Alle 19 la seconda edizione.